premio speciale alla carriera professionale al colonnello Nicolò Mazzaccara, prego, al dottore Alfonso Galasso, alla dottoressa Maria Torrelli. Al colonnello Nicolò Mazzaccara con la seguente motivazione: per aver esercitato il proprio dovere militare con rigore ed abnegazione, finalizzato alla tutela della comunità mondiale, e per essere stato obiettivo in Italia delle Brigate Rosse e in Sud America dei narcotrafficanti, impavidamente ha messo a repentaglio la propria vita di eroe moderno. Un applauso. Ecco. Al dottor Alfonso Galasso con la seguente motivazione: per aver svolto il proprio dovere di uomo delle istituzioni, mettendo a repentaglio quotidianamente la propria vita, anteponendo al contempo la tutela per lui imprescindibile e dei cittadini tutti, senza distinzioni. La sua opera meritoria si è sintetizzata nell'intervento di congedo dai suoi compagni di lavoro di una vita, nei quali il dottor Galasso ha indicato le pietre miliari a cui devono rifarsi tutti gli uomini delle forze dell'ordine per un cammino di pace e di giustizia. Consegniamo la targa. Alla dottoressa Maria Torrelli con la seguente motivazione: per aver consolidato con la propria opera letteraria il principio della fratellanza tra i popoli, poiché Maria Torrelli contribuisce al cambiamento di un mondo migliore, saziando le aspettative degli intellettuali e dei letterati di tutto il mondo. Al contempo, la poetessa francese usa la sua creatività come una pietra preziosa che frantuma volontariamente in mille schegge fatte di parole, necessarie per poterle ricostruire di un materiale più duraturo di quello della vita, il materiale della poesia. Sono veramente orgogliosa di venire da qui all'Accademia, prima all'associazione, perché è veramente da noi non esiste un gala così meraviglioso, non esiste, perché abbiamo dei pandanti, si dice così, ma non con questa nobiltà. Grazie, era doveroso, anche perché sono tre persone che sono andate, due in pensione, ma che hanno collaborato fattivamente e attivamente per la riuscita di questa manifestazione. Quindi una carriera che comunque continua anche dopo. Bene? Grazie a tutti. Grazie. E vorrei un attimo, Dario, se possibile, Gino Cesari, ecco, prego. Perché vorrebbe leggere, perché il colonnello Mazzaccara ha perso la moglie da pochi anni, spostiamoci qui verso il centro, e quando arriva novembre, il periodo, la ricorrenza purtroppo della dipartita, l'11 novembre, e scrive delle poesie. Ne ha scritto una recentemente e ha chiesto se Gino Cesaria può leggere, anche perché è brevissima, non vi facciamo perdere molto tempo. Volevo solo anticipare una cosa. Voi avete accennato prima la stagione delle speranze e la stagione dei ricordi. Io sono nella stagione dei ricordi, però vorrei che questa poesia che io ho dedicato a mia moglie fosse dedicata anche a tutti coloro che hanno qualcuno da ricordare, perché come ha detto Foscolo, la vita ultraterrena è nel ricordo dei sopravvissuti. E in particolare la vorrei dedicare a Melissa. Grazie. Prego. Amore, mi manchi, a Isabella da Nicolò. Io scrivo di te, di me, di noi, perché io ti cerco, perché tu mi vuoi. Ovunque tu sei, mi manchi. Il mio amore per te, oggi
per me è universale. Domani ci ritroveremo. Avrà fine il mio male. Oggi il mio cuore è chiuso nel gelo, ma ci riuniremo. Credo ancora nel cielo. Allora, premiamo sia... Allora, premiamo Gino Cesaria col David e anche la Isabella Benaducci, la moglie del colonnello Mazzaccara. Allora, naturalmente a Cesaria auguriamo, spostiamoci qui verso il centro, ogni successo, perché io ti ho detto sin dall'inizio che quando ti guardo, perché io sono appassionato di teatro, sono sempre stato appassionato di teatro, a Enrico Maria Salerno, ci assomigli in maniera straordinaria, anche come recitazione, come dizione, oltre che come immagine e come figura. Sei l'orgoglio di questa zona, di questa Puglia, che ha sfornato tanti attori, e adesso sei tu a rappresentarla. Grazie. Vi ringrazio. Allora, il premio l'abbiamo fatto? Prego, ci sentiamo dopo.